Sui miei canali social ho posto una domanda: perché il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha scelto di parlare a una TV italiana e quindi agli italiani? Sono state tante le risposte che ho ricevuto, così come gli spunti di riflessione, ma c'è un fatto che non mi è sfuggito e ha a che fare con l'amarezza. Ciao, sono Giovanni Villino. Quello che stai ascoltando è Scalo a Grado, un podcast di approfondimento sui fatti e sulle visioni del nostro tempo. Cosa accadrà il 9 maggio lo capiremo solo vivendo. Intanto possiamo dire che è accaduto qualcosa di molto importante. È stata questa intervista rilasciata dal ministro degli esteri della Federazione Russa alla trasmissione Zona Bianca in onda su Rete 4. Un'intervista durata 42 minuti è finita nell'occhio del ciclone perché? Perché è mancata una reazione da parte del giornalista ad alcune risposte date dal ministro degli esteri russo, perché non c'è stata la possibilità di bloccare, di avere un contraddittorio, insomma tante polemiche, ma non sono qui per discutere di questo. Quello che mi ha colpito di questa intervista andata in onda domenica sera, la trasmissione ricordiamo è condotta dal giornalista Giuseppe Brindisi, ecco, il ministro ha parlato per quasi 40 minuti al netto poi delle domande che gli sono state rivolte e ha fatto il punto su varie questioni. Tra le parti che mi hanno colpito c'è quella in cui si fa riferimento agli italiani, al popolo italiano. Si è detto in qualche modo deluso e sorpreso dal fatto che l'Italia abbia aderito alle sanzioni europee, ma non solo, e si è fatta anche promotrice di alcune iniziative. Ecco, ha espresso anche il suo personale rapporto con l'Italia. Ma perché mai il ministro degli esteri della Federazione Russa interviene per 40 minuti in una televisione italiana parlando con un giornalista, ma in realtà parlando agli italiani? E qui mi sono tornate in mente le parole che un mio amico Adriano, così come alcuni miei contatti tra i commenti mi hanno scritto, le parole di Winston Churchill che definì l'Italia il ventre molle dell'asse. Fu sulla base di questa considerazione che poi Churchill adattò tutta la strategia militare che è stata portata avanti. Ecco, si è parlato a un popolo, gli italiani, fortemente diviso sul tema, lo si vede dal tenore delle reazioni, e tutto questo è stato vissuto anche dalla politica. Negli ultimi giorni si nota come certe posizioni da parte di alcuni leader si vadano sempre di più polarizzando. Ecco, a cosa stiamo andando incontro? Ci sono delle domande in questo momento che dovremmo porci per comprendere anche il futuro del conflitto in Ucraina. Si sta cercando in qualche modo di indebolire l'Europa nei confronti delle politiche antirusse, a partire proprio dalla sensibilizzazione del popolo, quindi dei suoi rappresentanti, quindi di assetti politici futuri? Domanda aperta, ovviamente in parte retorica. Altro aspetto che mi ha colpito è stato proprio questo tono di delusione, di sorpresa, di amarezza con cui la Russia ha preso la posizione dell'Italia. Mi ha ricordato molto le parole di Silvio Berlusconi nei confronti di Putin. Non posso e non voglio nascondere di essere profondamente, come dire, deluso e addolorato dal comportamento di Vladimir Putin, che si è assunto una gravissima responsabilità di fronte al mondo intero. Termini utilizzati simili, almeno nell'argomentazione che viene fatta, di amarezza e delusione, che a me hanno lasciato molto da pensare. Hai appena ascoltato Scalo a Grado, io sono Giovanni Villino, puoi seguirmi su Spreaker, su Spotify e su tutte le piattaforme di condivisione audio e video. Ti aspetto.